Ah, che bello, quanto mi rilasso con questa musichetta e con Yoshi all'interno del cestino dei rifiuti. Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Yoshi's Crafted World. Oggi continueremo nel polporto per il covo di Polpirata e poi andremo avanti ovviamente con altre avventure, perché abbiamo iniziato nello scorso appuntamento, abbiamo visto che abbiamo da raccogliere un bel po' di gemme, sono 5 sparse per il mondo e quindi dobbiamo sbrigarci perché c'è Bowserigno che sta tentando di fare di tutto per averle prima di noi, ma non va bene. Ehi, questo qui è un tipo timido artista, però guarda, c'ha il cappellino. Diventi comunque un uovo. Ok, bene. Ok, qua possiamo saltare molto più in alto. Io spero, ragazzi, che vi piaccia questa serie, molto molto rilassante. All'inizio del gioco mi sono, credo, dimenticato di dirvi la scorsa volta che mi chiedeva se farla in modalità relax o in modalità normale. Direi che comunque anche la modalità normale non è molto difficile, è molto rilassante, quindi ho utilizzato la modalità normale, ovviamente. Ok, primo fiore. Modalità normale che non sembra essere troppo complicata. A parte lui chi è, non lo so. Forse è meglio che gli salto sopra. No, forse è meglio di no, forse è meglio. Ok. Forse è meglio stare attenti. Forse è meglio stare attenti. Ok. Qua sotto. Posso entrarli in bocca, forse? Forse così. No, no. Vabbè. Facciamo così. Oppure potevo colpirlo. Vediamo se posso colpirlo con le uova. Tiè, vediamo. Ah, potevo. Perfetto. Mi sembrava troppo grosso per poterlo colpire con delle semplici uova. E niente. Ok, un sacco di monete. Ma qua c'è un pacco regalo. Non dimentichiamoci che possiamo lanciare le uova e colpire anche quei gabbiani, per esempio. Però adesso non ne ho. E quindi checkpoint. Bene. Oh, di nuovo, adesso non ne ho veramente, quindi non posso fare molto. Ok. Ok, adesso magari qualcuna ce l'ho, però. Inutile andarlo a ricolpire. Anche l'uovo colorato di arancione. E via. Tiè. Ok, posso fare così. Ottimo. No, 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 no. Fammi fare così. Perfetto. Ok. Grau. Oh, bene. Stavolta non mi freghi, mio caro. Stavolta non mi freghi. Vediamo cosa danno loro. Monete, va bene. Ok. E questo? È col tempo, ma è diverso dagli. What? Uno? Devo. No! No, non ci arrivo! Non ne ho più uova! Non ne ho più! No! No, la stavo lanciando! Vabbè, dai. Va bene lo stesso. Aspetta perché da questa parte forse c'è un tipo timido. Mi serve. Peccato per quello che era là dietro. Va bene. Va bene, dai. Qua potevo prendere un sacco di uova. Salve, signor mostro che non fa più paura ormai. E andiamo avanti. Ancora. Ormai te l'ho detto, non fai più paura. A meno che non rispunti mentre sto in volo. Ah, ecco qua. Tiè. E andiamo via. Ok. Altro checkpoint. Ci pigliamo un sacco di monete. Ok. Anche lui. Bam. Ok. Anche qui. Tiè. Inizia a essere molto più simpatica come cosa. Posso prendere. Ma come faccio a prendere quello là sotto? No, perché cado nell'acqua. In quel modo. Invio questi. Ma non lo so. Al momento non saprei proprio come. Come andare a prendere quel fiore. Non credo di poterlo prendere così. No. Va bene, niente. Andiamo avanti. Ok. Andiamo avanti. Così. Ok, qua mi posso fermare. Andiamo avanti così. Ok. Wow, piano, piano, piano. Ok. Perfetto.
Ottimo. Aia, questa porta in faccia non faceva affatto bene. C'ha degli spuntoni. Ok. Oh no, questa qui mi sembra proprio una lotta boss. E tu dove credi di andare? Ti farò finire a mollo, Yoshi. Addirittura a mollo. Cioè, proprio... Che cattivo. Prepariamoci. Attenzione. Ok, eccolo il polpo. Primo boss, guys. Prepariamoci a questa lotta. Ok, non posso ancora colpirlo. Credo che appena si abbasserà qualcosa. Tiè. Devo essere molto, molto veloce. Di nuovo. No, non l'ho preso. Ok, mettiamoci un pochettino più centrali, forse. Forse è meglio. No, mi ha fregato, eh. Mi ha fatto la finta. Tiè. Siamo a due. Tiè, l'ho preso. Ti avevo preso, eh. Tu fai finta che non ti ho preso, ma ti ho preso. No. Ma quella roccia proprio messa. Dai. No. Via. Tiè. Il terzo, vinto. Oh, yes. Stessa formula dei Super Mario. Tre colpi e via. Ben fatto. Ottimo. E abbiamo vinto anche questo livello. Covo di polpirata. Questa volta solamente due fiori. In effetti ne ho saltati un bel po'. Però meno male che ho preso più di 100 monete. Meno male che ho preso 20 cuori. Così ne almeno ne ho un po' di più. Ho 4 fiori in più. Bene. Ok. Let's go. Caricamento in corso. Vediamo che cosa succede adesso. Oh, bene. E là, Yoshi! Che succede? L'area polporto non è male, eh? Visto che panorami? A dirla tutta, mi piacerebbe tanto avere un souvenir di questo posto. Ecco di cosa avrò bisogno: pesce piatto. Vuoi un aiutino? Va bene, si tratta di un pescione che vive sul fondo del mare. Se trovi un oggetto dei miei desideri, lanciagli contro un uovo. Quindi dovrei fare una ricerca. Come un pesce nell'acqua, dovrei essere nei fondali. Quindi forse è di nuovo qui. Forse mi sta consigliando di rifare un livello. Io invece direi di andare avanti e magari le altre cose farle successivamente. Però prima mi sono meritato una slottata. Quindi vamos. Rifare lo stesso livello di prima non mi va. Quindi direi che per adesso andiamo avanti. È diverso il colore. È rosso. Attenzione. Attenzione. L'avevo detto che era diverso. Nave pirata raro. Oh yes. Cambiamo costume, mettiamolo subito. Quello della nave pirata. Abbiamo superato i pirati. E abbiamo una nave pirata adesso. Ottimo. Andiamo avanti. E adesso con la potenza della nostra nave pirata potremo andare nel paese della primavera. Sono proprio esausto se solo avessi 5 fiori ridenti. Va bene. Anche se da 1 a 5 già siete molto esigenti. Ok, adesso dovresti essere un po' più felice. Grazie, mi sento già molto meglio. Oh, perfetto. Oh, yes. Guarda, ma c'è uno Yoshi quasi gigante lì. Ecco l'area paese della primavera. E ci siamo. Con il primo livello. Pouchi e le strade adesive. Let's go, andiamo. Non ce la facciamocelo dire due volte. Anche perché c'è il cane. Eccoci qua. Ok, guarda che adesso abbiamo una nave da pirati. Mica per niente. Possiamo fare qualcosa qui? No, possiamo solamente saltare. Lui lo prendo. Via. I tipi timidi ragazzi fanno sempre delle brutte fini. Brutte fini. Fanno sempre una brutta fine. Meglio. Sì, decisamente meglio. C'è qualcuno qui. C'è qualcuno qui. E qui. Tanto qui posso riprendermi tutte le uova che voglio. Ok. Tu che vuoi? Forse devo farlo dopo. Ok. Aspettiamo che si avvicini. Ok. Uno e due.
Ma via. Ma via. Aspetta qui tu. Ok. Ok, ho capito. Devo aspettare lì. Ah, devo fare così. Qua posso fare così. Ok, meno male che non mi ha colpito. Posso anche fare così. E fare così. Ok. Un attimo, mi serviva un secondo per poter stare lì senza dovermi muovere. Oh, via. Ah, però là sotto posso fare qualcosa. Ok, possiamo fare così? Voglio andare però anche di qua. Ok. E qui. Vediamo se posso trovare qualcosa. No, sembra che non ci sia nulla di interessante qui. Ok. Proviamo qua. Ah, no, non ho più niente, non ho più uova. Come faccio? Dammene qualcuna. Tipo timido, qualcuno. Non c'è nessuno. Le utilizzate tutte per cose inutili. Vabbè, aia. Un attimo, aspetta. Aspetta qui tu. Ah, qua ce n'è due. Parapararà. Tu aspetta qui. Ok. Anche se dovevo fare altro. Devo aspettare che lui si rialzi. Ok, via. Non ci arrivo per poco. Va bene, facciamo così. No. Vai, vai. Perfetto, ce l'ho fatta. Ok, perfetto. Cos'è? 20. Io ho aspettato che arrivasse a 20, non so. Allora, qua mi sa che devo prendere un po' di uova e usarne magari una qua. Perfetto. E mi sa che adesso possiamo proseguire. Checkpoint. Vieni qua. Ok, uno e due. Ah, perfetto. Possiamo salire. E andiamo di qua. Tu rimani qua. Tu. Ops. Forse era meglio fare. Non così. Forse era meglio fare tutto quello che vuoi, Frank, ma non così. No. Mi sa che devo andare da quella parte. Però qui c'è un qualcosa. Perché sbaglio tasto? Non devo sbagliare tasto. Aspetta lì tu. Ok. Ok. Uno e due. Non so però. Forse da questa parte sto continuando il livello. Prima voglio vedere che cosa c'è di qua però. Eh sì. Magari c'è qualcosa di interessante. Tipo questo. Che ancora non posso prendere. Da qua lo posso prendere? Sì. Perfetto. Direi proprio di sì. Tu rimani qua e riesco a prendere anche quello. E anche questa. Perfetto. Aia. E qui? Cosa ho scoperto? Va benissimo. E andiamo. E vamos. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Perfetto. E proseguiamo. Ok, aspetta qua. Ottimo. Wow, quante monete! Quante monete! Ok. Paraparanam. Allora, intanto mi riempio di cose, di uova, perché qui c'è una roba a tempo e non voglio rimanerci fregato. Wow! No, ehi! Non fate come l'altra volta che... Perché le lanci così a caso? Ok, vai. No. Perché? Non ho capito perché ha iniziato a lanciarle a caso, però va bene lo stesso. Non sono tanto bravo su questa cosa, ma... Credo che sia lui un po' con la mira sbadata. Ok, proviamo di qua. Non mi fa andare? Ok, adesso sì.
Perfetto. Ok, da qua posso andare di qua, da qua posso andare di qua, di qua posso prendere lui. Di qua tornerei un po' indietro, ma no. Ok, tre. Perfetto, tre diversi. Però aspettate un attimo, perché qua sotto sicuramente c'è qualche cosa. No. Sembrava di sì. No, qua solamente. No, no, no. Qua mi sa che c'è qualcosa. Lo sapevo che c'era qualcosa. Lo sapevo che c'era qualcosa. Molto bene. Molto, molto bene. Da quella parte non c'è più niente. Perfetto. Adesso sì che possiamo proseguire. E tu? Ah, ma sei lontano. Allora io faccio così. Ok. Scusate se vi disturbo, voi piccioncini, ma è arrivato il mio turno. Oh! Che carino! Ciao! Pochi, non è carinissimo, correrà nella direzione in cui è rivolto Yoshi. Tiè, vai, corri allora. No, basta, non corri più. Ti sei stufato di correre. Cosa devo fare? Proviamo ad andare da questa parte. C'era un tipo timido qua dietro. Non. Ah, ok, mi ha aiutato a. Cos? Mi sta portando lui. Ma what? Sta facendo tutto lui. Ok, mi va benissimo. Ah, ok, posso saltargli di sopra e lui poi fa tutto il resto. Vola pure, guarda. Fantastico. Vai, Pochi, vai di qua. Scova qualcosa qui. Bravissimo, Pochi. Bravissimo. Ma che bravo il mio Pochi. Ok, andiamo di qua. Vieni, vieni, Pochi. Tiè, portami. Ma è una cosa carinissima. Vai così. Vai così. Vai, Pochi, sei tutti noi, Pochi. Vai, Pochi, Pochi. Poci, 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 rumba! Ce la faccio a saltare lì? C'era qua un fiore in alto. Mi sa che non ci arrivo più. Andiamo, poci. Andiamo, poci. Let's go, poci. Ok. Pronto, poci? Sei pronto? Andiamo. Via. Via, 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 poci. Andiamo! Perfetto, Pochi, bravissimo. Tiè, colpisco pure le pecore. Colpisco pure loro. Quanto siamo bravi. Sì, però, aspetta un attimo, non ci arrivo io lì. Ok. Da qua? Aspetta un attimo, Pochi. Cosa c'è qui? Niente. Aspetta, perché forse qui c'è qualcosa? Qui? No? Forse un po' di monete. Vieni qua, Pochi. Andiamo. Andiamo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Andiamo di qua. Ok. Ragazzi, quante cose questo livello. È bellissimo poi con Pochi, comunque. Riesco a fare così? Aspetta un attimo, Pochi. Provo a capire come devo fare. Non ti voglio abbandonare qui, Pochi. Tranquillo. Pochi, forse ti devo abbandonare per un attimo qui. Ma aspettami, tornerò. Tornerò, Pochi. Tornerò. Tranquillo, Pochi. Sono qui per te. Vediamo se riesco. Sto cercando di colpire tutti. Oh, bene. Ok. Forse, Pochi, tornerò più presto di quanto pensi. Yes, Pochi. Vieni qua, Pochi. Andiamo. Andiamo! È il Pocio hermano! Andiamo così! E tagliamo il traguardo insieme, Poci! E tagliamo il traguardo insieme, grandissimo Poci! E abbiamo finito anche questo! Molto, molto bene! Bello, questo livello mi è piaciuto parecchio! Pieno di roba interessante! Poci e le strade adesive!
Ok, 4 su 7. 4 su 7, va bene. Più o meno va bene. Benissimo. Abbiamo un bel po' di monete adesso per acquistare un po' di roba. Eccoci qua. Aspetta, che succede? Pocino! Pocini! Ciao, Pocini! No! Mio Yoshi è preoccupatissimo. Cosa vuoi fare? Cerchiamo. Yoshi! Oh, devo cercarli. Devo andare velocemente indietro a cercarli, allora. Va bene, andiamo. Se tocchi un po' Cicucciolo ti seguirà. Va bene. Mi sa che da qua devo scendere. Ok, siamo nel livello al contrario, ragazzi. Fantastico. Questa cosa la... Ok, qua l'ho visto. Ne ho visto uno. Tieni, poi ci piccolo. Primo, poi ci piccolo. Questa cosa, ragazzi, l'abbiamo vista già nella demo ed è una cosa eccezionale, bellissima. Puoi rigiocare al gioco... Cioè, a tutti quanti i livelli, da una prospettiva diversa. È fantastico. Ok. Per adesso ne abbiamo solamente uno. Guardate, è tutto girato di spalle. Dai, dobbiamo andare a prendere anche gli altri pocini. Ci sono andato addosso, proprio. Come se non mi facessero male. Dov'è il pocino? Ma qua c'è un po' di roba. Ah, perché qua io avevo poci. Qua io avevo poci. Ok. Devo colpire i poci. No. Aspetta, pocino. Vieni qua. Siamo a due. Perfetto, possiamo andare. Possiamo andare velocemente. Tiè, mangio tutto. Vai. Ops. Ok. Non so se è qui vicino. Ma guarda come lo spinge. Oh, piano. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma cosa c'è qua dietro? Ci sono dei grafici, robe. Ok. Andiamo di qua. Cornflakes. Nutrition. Ok, qua c'era la rana. Qua c'è un altro. Qua c'è un altro Poci. Aspetta, Poci. Arrivo. Tu ti nascondi, ma io so come prenderti. Vieni qua. E li ho presi tutti e tre. Adesso devo finire il livello. Ok. Quindi siccome è una corsa contro il tempo, andrò il più velocemente possibile. Facendomi anche colpire. Ok, vai, vai. Ci sono tutte cose, anche le lattine. C'è tutto, 1, 2 e 3, via. E checkpoint. Ok, dovrebbe essere di qua. Aspetta tu, che fai? Diventi enorme. Ok, via. Via. È una corsa contro il tempo, dicevano. E farò il più velocemente possibile, diceva Freik. Dopo 3 minuti non mi ero mosso di un secondo perché non mi ricordavo più la strada. Ma va bene. Andiamo. Andiamo. Sono tutti girati di spalle, quindi possiamo andare. No, ma perché? È che sbaglio tasto. Ok. Ancora mi devo ricordare bene i tasti. Ok. Dai. Oh, bene, ce l'ho fatta. Beh, di certo non è stato il livello più veloce che abbia mai fatto, perché mi ero bloccato a un certo punto. Ma... Va bene lo stesso, dai. Abbiamo ottenuto un nuovo fiore perché il Poci Grande ci ringrazia. Ah, entro 5 minuti, quindi ok, ci siamo. Siamo stati comunque all'interno della richiesta dei 5 minuti. Ok. Nuovo fiore che comunque ci serve per andare avanti. Bene, ragazzi, ora puoi cercare Pucci Cucciolini negli scenari che hai già completato. Ottimo, quindi rigiocabilità estrema. Direi che ci facciamo questa slot Kai, che io chiamo slot Kai, ma vabbè, la cosina con le cosine, ti escono le cosine. Un altro raro, attenzione! È rosso. Certo, non è dorato, ma è rosso. Chissà cosa uscirà. Pecora bianca, raro. Ottimo. Però io mi lascerei la nave dei pirati.
Ma io vedo quello più in basso di tutti che è dorato. Mica se faccio così. Dipende anche da questo. No. Però quello più in basso in fondo era dorato. Casa dal tetto blu, normale. Faccio l'ultimo, l'ultimissimo. Vediamo un po'. No, niente, non dipende da quello. Va bene. Forse dovevo premere, dare 200 monete piuttosto che 100. Camion viola, va bene. Ok, abbiamo ottenuto un po' di robe, magari per cambiare nella prossima puntata. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, tantissimi pollici all'insù se vi è piaciuto. Noi continueremo nel prossimo appuntamento con una sfida Yoshi picchiaduro. Yoshi contro Yoshi, non dovete assolutamente mancare. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella social in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima con Yoshi contro Yoshi. Ciao a tutti.